Salve amici della pagina degli sconti.it. Oggi inizieremo la prima video recensione su questo canale proponendovi la stampante 3D Anet A8. Il prodotto è molto economico e offre delle prestazioni ottime, ma di questo ne parleremo più avanti. Questa stampante 3D vi arriverà a casa completamente smontata in un pacco davvero enorme. Al suo interno troverete addirittura tre strati di polistirolo contenenti i pezzi necessari per l'assemblaggio. Montarla non è difficilissimo e in linea generale tutti riuscirete in modo agevole a montare la vostra stampante. Chi però possiede una buona manualità senza dubbio sarà molto avvantaggiato. In ogni caso in descrizione vi metteremo tre link che vi porteranno al canale di questo ragazzo che state vedendo in video, il quale vi aiuterà in una guida passo per passo composta appunto da tre video in tutto a montare la vostra stampante 3D. Questa Anet A8 risulta piuttosto robusta, lo scheletro è realizzato con un particolare materiale che è molto bello alla vista, trattiene molto le ditate ed ha un effetto lucido quasi specchiato. Per quanto riguarda invece gli altri componenti, sono tutti di ottima fattura e sono realizzati in ferro. A muovere il tutto ci pensano 4 motori, che in realtà sarebbero 5, ma uno è strettamente legato all'estrusore, quindi diciamo che non lo consideriamo. Oltre ai motori ci sono anche le cinghie, davvero molto importanti per una buona riuscita del prodotto che state stampando. Come potete vedere in video i movimenti sono molto fluidi e il rumore diciamo che è piuttosto accettabile anche se non indifferente. Il prodotto in linea di massima è molto valido. I movimenti generali come potete vedere sono molto fluidi e la stampante, seppur economica, può regalarvi sicuramente grosse soddisfazioni. Tuttavia, non basta soltanto avere una buona stampante per produrre degli oggetti di qualità. Generalmente vengono stampati degli upgrade che permettono al prodotto di migliorare in alcuni aspetti. Noi per migliorare la stampa generale vi consigliamo i seguenti upgrade. Un nuovo soffietto per l'aria che vi servirà per raffreddare le stampe che richiedono molte ore, due tendicinghie sia per l'asse X che per l'asse Z, un supporto da collegare dietro all'estrusore per tendere ulteriormente la cinghia, i tappi per le viti a farfalla presenti sul piatto, in questo modo non dovrete farvi male alle dita per dover regolare sempre il piatto, ed infine, molto importanti, i due supporti per la struttura che andranno posizionati nella parte anteriore e posteriore della vostra stampante. Un accessorio che però vi consigliamo vivamente di acquistare è un vetro 22x22 da porre sul piatto. In questo modo le vostre stampe avranno la base molto più definita e dettagliata. Il nastro infatti presente sul piatto, dopo pochi utilizzi, dopo poche stampe, andrà a rovinarsi e a staccarsi. Vediamo ora alcune stampe che abbiamo realizzato. In questo modo potrete rendervi conto dell'effettiva qualità di questa Anet A8. Questo che state vedendo in video è un Buddha con la testa di Darth Vader. Come potete vedere l'oggetto è venuto molto bene, i layer non si vedono molto e la qualità e la precisione dell'oggetto è più che soddisfacente. Con questa stampante ovviamente potrete stampare oggetti molto più grandi, come questo ad esempio. Per chi non l'avesse riconosciuto si tratta di una spada laser di Star Wars. Anche qui come potete vedere i pezzi che compongono l'oggetto sono piuttosto precisi e i layer non si vedono più di tanto. Certo ci sono delle imperfezioni, delle sbavature, ma nulla che la carta vetrata non possa togliere. Per interagire con la vostra Anet e quindi stampare i vostri oggetti potrete trasferire il file G-code sulla micro SD che vi viene fornita in dotazione e inserirla successivamente nel lettore della scheda madre. Per fare questa operazione abbiamo trovato molto utile la chiavetta che vi viene fornita in dotazione, il quale vi consentirà di trasferire appunto il file necessario per stampare l'oggetto dal vostro PC alla vostra micro SD. In alternativa potrete collegare la stampante direttamente tramite il cavo al vostro PC. Anche il cavo è già presente nella confezione. In precedenza vi abbiamo parlato di specifici upgrade che vi aiuteranno a migliorare le prestazioni della vostra stampante. Purtroppo però occorre anche dell'altro. Quando infatti andrete a scaricare un oggetto già realizzato tramite gli appositi siti, sarete voi a dover convertire quell'oggetto in file G-code, quindi un file leggibile dalla stampante, e solo allora potrete stampare l'oggetto. Il programma che vi consigliamo per fare questa operazione è Cura 2.3.1. Quest'ultimo risulta molto semplice ed intuitivo. Tuttavia le opzioni sono numerosissime e per riuscire a trovare i giusti settaggi dovrete modificare continuamente i valori.
Questo vi porterà via molto tempo, ma soltanto così potrete riuscire ad ottenere una stampa perfetta in tutto e per tutto. Questa Anitta 8 potrà essere acquistata da voi su Gearbest ad un prezzo di circa 150 euro. In ogni caso vi invitiamo a seguire i nostri social, in quanto ci capita spesso di inserire dei codici sconto dedicati proprio a questo prodotto. Durante le fasi di acquisto su Gearbest vi invitiamo a seguire la nostra guida presente sul sito, trovate il link in descrizione, in quanto in questo modo sarete sicuri al 100% di evitare i dazi doganali. La video recensione termina qui. Vi invito a seguire il nostro sito, la pagina degli sconti.it e la nostra pagina Facebook. Un saluto a tutti.